dal telegiornale della Lombardia, seconda edizione. Dunque, lo avete appena sentito dai titoli, lasciare a Malpensa solo i voli su brevi e medie distanze della controllata Air One. L'amministratore delegato di Alitalia, Rocco Sabelli, conferma le strategie per lo scalo varesino. Una scelta che preoccupa le istituzioni lombarde, che arriva nel bel mezzo di una vera e propria crisi del turismo d'affari e di un clamoroso calo anche dei voli cargo. Il nostro servizio. Con Malpensa la nostra strategia è definita, abbiamo un prodotto internazionale che è quello che noi riteniamo sostenibile, valuteremo ovviamente ulteriori opportunità, lo faremo insieme ai nostri partner, mentre sicuramente rafforzeremo la nostra presenza sui flussi di corto e medio raggio, quindi le destinazioni italiane, nord-sud, ma anche quelle internazionali, lo faremo utilizzando il brand Air One, saremo aggressivi quanto serve dal punto di vista commerciale. Confermata la strategia di Alitalia su Malpensa, i voli intercontinentali si faranno altrove con alleanze internazionali. Allo scalo lombardo restano le tratte interne, una strada obbligata, aggiunge l'amministratore delegato di Alitalia, altrimenti la compagnia rischia il fallimento entro un anno. Risponde l'assessore regionale Davide Boni, che chiede ad Alitalia di abbandonare del tutto Malpensa per permetterle un pieno sviluppo. Sulla questione interviene anche il ministro Brambilla, ospite a un forum sul turismo d'affari. Auspico la liberalizzazione di tutte le rotte che non siano e non potranno essere coperte da Alitalia, che deve sempre comunque avere una posizione di privilegio e avere la possibilità di coprire qualunque rotta domestica e internazionale. A pesare sul traffico aereo anche la frenata dei viaggi d'affari. Secondo una ricerca dell'Istituto Bruno Leoni, il business travel nel 2009 ha segnato un calo del 23%, secondo solo a quello del cargo, cioè del trasporto merci, sceso del 25%.